Salve a tutti, ben ritrovati. Continuiamo con la lettura dell'articolo 3. Allora, lettera RR, opere pubbliche incompiute. Sono le opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214. Nonché di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2013, numero 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, numero 96. Quindi per individuare le opere pubbliche incompiute o la definizione di opere pubbliche incompiute, dobbiamo andarci a leggere le varie normative di riferimento. Adesso abbiamo gli appalti pubblici di servizi. I contratti tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi ad oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera LL. Quindi abbastanza semplice, i contratti che hanno ad oggetto i servizi. Dopo abbiamo gli appalti pubblici di forniture, quindi sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per l'oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti. Un appalto di forniture può includere a titolo accessorio lavori di posa in opera e di installazione. Quindi, se io acquisto la fornitura di scrivanie, ad esempio, per il comune o per la provincia, molto probabilmente a titolo accessorio avrò anche il montaggio. Quindi non mi faccio portare le scrivanie, poi magari succede così nella realtà e me le monto da solo. Okay? Quindi potrebbe esserci a titolo accessorio anche la posa o l'installazione. Concessione di lavori. Quindi fino adesso abbiamo visto gli appalti. Adesso vediamo le concessioni di lavori. Un contratto, sempre a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. Cercando di tradurre, di interpretare questo articolo, abbiamo una concessione di lavori, abbiamo visto che è un contratto a titolo oneroso, quindi di fronte a un titolo oneroso molto probabilmente c'è un esborso di denaro. La stazione appaltante come provvede al pagamento, dando in gestione all'operatore che si è fatto carico dell'esecuzione dei lavori, della progettazione, progettazione esecutiva, progettazione definitiva, praticamente dà in cambio la gestione del manufatto realizzato. Oppure può dare la realizzazione, può dare la gestione della realizzazione accompagnato da un prezzo, da un canone. Queste sono le concessioni di lavori. Adesso vediamo le concessioni di servizi. È sempre un contratto a titolo oneroso, quindi esborso di denaro, stipulato sempre per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di diversi servizi dall'esecuzione di lavori, quindi non c'è esecuzione di lavori, questo primo aspetto è importante, di cui alla lettera LL, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, come abbiamo visto sopra, la differenza è che non sono più lavori ma sono servizi. Vediamo che cos'è il rischio operativo. Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, che viene trasferito a chi? All'operatore economico, nei casi di cui all'articolo 180, articolo che fa riferimento al partenariato pubblico-privato. Si considera che l'operatore economico, nei casi di quell'articolo 180, assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili,
non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico, nei casi di quell'articolo 180, deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Un esempio classico potrebbe essere la pandemia da Covid. Okay. Chi aveva in concessione un teatro o un anfiteatro, okay, è chiaro che ha subito delle perdite, ma non sono sicuramente imputabili ad una cattiva programmazione, è un evento straordinario non prevedibile. E quindi in tal caso la stazione appaltante, l'amministrazione pubblica potrebbe prevedere l'esborso di un contributo, di un supporto, di un'agevolazione economica. Rischio di costruzione. Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna e non al rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, argomento di attualità, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera stessa. Questo si chiama rischio di costruzione. Rischio di disponibilità è il rischio legato alla capacità da parte del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previsti. Concorsi di progettazione sono le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro, della tutela dei beni culturali archeologici, quindi abbiamo quattro settori specifici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano, del paesaggio forestale, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano, un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara con assegnazione di premi. Quindi i concorsi di progettazione sono fondamentalmente delle procedure che vogliono praticamente come scopo finale fornire alla stazione appaltante in quei settori che abbiamo visto l'elaborazione di dati, di piani o di progetti che sono a sua volta selezionati da una commissione giudicatrice. Quindi abbastanza simile ad una gara, ad una procedura di gara pubblica, solo che l'oggetto sono i concorsi di progettazione. Contratto di partenariato pubblico-privato. Contratto a titolo oneroso, quindi esborso di denaro, stipulato per iscritto sempre, con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un determinato periodo, quindi non all'infinito, in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento, delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto da parte dell'operatore economico. Quindi cos'è il contratto di partenariato pubblico? È un accordo tra il pubblico e il privato. Il privato si fa carico di realizzare un'opera o di fornire, quindi abbastanza simile alla concessione, solo che qui abbiamo il periodo determinato, okay, modalità di finanziamento fissata, quindi serve ad ammortizzare l'investimento che ha fatto l'operatore economico. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti nell'articolo 44,1 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, numero 31, si applicano per i soli profitti di tutela della finanza pubblica i contenuti delle decisioni Euro-Istat, quindi gli indici di riferimento. Vediamo l'equilibrio economico e finanziario. Cos'è? La contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Per sostenibilità finanziaria invece si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento. Quindi l'equilibrio economico
è una contemporanea compresenza di due condizioni, la convenienza economica, che è la capacità del progetto di creare valore, e la sostenibilità finanziaria, che invece è la capacità del progetto di generare flussi di cassa, quindi incassi fondamentalmente, quindi soldi in entrata, sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento, quindi la copertura del finanziamento. Andiamo verso la conclusione con locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. Sono i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. Contratto di disponibilità, il contratto mediante il quale sono affidate a rischio e a spese dell'affidatario la costruzione, la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata, quindi non più pubblica, destinata all'esercizio di un pubblico servizio a fronte di un corrispettivo. Quindi lo rivediamo perché potrebbe sembrare complesso. È un contratto mediante il quale vengono affidate a rischio e a spese dell'affidatario la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione di una proprietà privata che sarà destinata all'esercizio di un pubblico servizio, ovviamente a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto stesso, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata.